Ciao ragazzi, a tutti sono Ian, bentornati in questo nuovo video di League of Legends. Ho dei capelli allucinanti, dovrei forse andare a tagliarmeli, anche se alcuni dicono che sto meglio così, ma... Nah. Per me proprio no, sembro uno scappato di casa. E nonostante la mia gola sia abbastanza morta, oggi alle 4 e mezza streamerò ugualmente, perché io lo faccio per Vai. Allora, oggi ragazzi sono in rank con il mio account Gold 1. Perché volevo tirarlo un po' su, volevo portarlo a platino 5 giusto per la fine season, giusto così per avere il bordino platino. E anche perché è Honor 1 a 2 checkpoint, quindi devo arrivare per forza al terzo per fare per prendere le ricompense di stagione. E devo giocarci un po'. Oggi vi porto un pick sempre molto forte che ho perennemente snobbato, non ho mai utilizzato in mid lane. E sono stato sempre un coglione perché dire che è rotto è dire poco, e dire che comunque... ti vinci teamfight da solo, è dire ancora poco. Oh, vi porto il signor Zilean, che tra l'altro ha letteralmente vinto, anzi sbattuto fuori Vitality dal mondiale, perché lo ha usato Jensen nei Cloud9 nella finale, nell'ultimo game di Vitality. E questo signor Jensen con Zilean cos'è che faceva? Lui, bellino. Il teamfight accadeva, Nocturne si buttava addosso al povero Draven che era Attila. E Zilean cosa che faceva? Premeva un semplice tasto, una R, Nocturne tornava in vita e nulla succedeva. Praticamente sto cazzo di campionato, ragazzi. Tra l'altro, a parte che se hai un pelo di mira, la sua combo con la doppia bomba, oltre a fare dei danni disgustosi che non hanno senso di esistere, no, niente, no, fa dei danni disgustosi che non hanno senso di esistere, cioè non è che devo dire altro. Fa dei danni disgustosi che non hanno senso di esistere. E a parte quello, letteralmente ti stunna per un botto. Ora è 1.1, ma se non sbaglio arriva pure a 2, se non ricordo male. Se non ricordo male. Poi aumenta la velocità degli alleati, la sua è un bordello da gankare, si risorge, un champion di merda sto stronzo, che tra l'altro countera Zed, ma chi è che non countera Zed? L'unico problema di Dylan è il suo modello in gioco, ragazzi, perché è orribile. Cioè, guarda, non so se vedete le mani, letteralmente vedete che c'ha queste... Non manco riesco con le dita io! C'ha queste tre falangi, così, no? Guardatelo. Lui è così. Queste non può muoverle, queste dita lui non può muoverle, sono appiccicate così. Lui va in giro così. A fare le cose, no? Che non lo so, sembra un rapper tipo, un rapper fallito però. Questo barbone. Vabbè, non so ancora che build farmi, se devo essere sincero, quindi mi andrà in aiuto pro build. Qua la gente si fa le Twin Shadow, nonostante non abbia il Glacial Augment, perché c'ho Airy, che funziona... Quella, buongiorno. Che Airy funziona sia da fonti di danno che da scudino per quando metti la E sugli alleati. Che sembra una cagata, però quello scudino fa. Sembra una... Oh, non dovevo attaccare, dovevo prendere... Becca di Shabomb! No, mi sono messato, ragazzi. I missed it. Dicevo, funge anche da... dal piccolo scudino per quando metti la velocità di movimento sull'alleato. Che, ripeto, sembra una cagata, ma fa. Boom, gli ho fatto già 100 di danno con sta cagata. Vedete? Una bombetta a target. Vabbè, non è a target, meno male. Fosse stato a target sarebbe stato ancora peggio. Sarebbe stato ancora peggio. Comunque, il suo gameplay è abbastanza... Ma questo non usa mai tornati, perché? Sarà perché non vuole pushare. Il suo gameplay è abbastanza facile, nel senso che... non prende troppi rischi in lane Zilean. Anzi, sarà che non ne prende proprio rischi in lane Zilean. A meno che non lo butti giù con dei CC della Madonna fatti a target, nel senso che li fai e lui non può scappare. Però è abbastanza difficile che... Lel, m'ha tirato il Windwall per bloccarmi la bombetta così. Ho sbagliato. Fanculo a me. Ho sbagliato. Allora, adesso vi spiego la combo base di Zilean con la bombetta. Anche se combo base è la cosa più semplice del mondo. Letteralmente clicchi Q, W, Q, così. Oppla! Certo, magari dovresti prenderle le cose, Ian. Magari dovresti letteralmente prenderli i nemici. Però, insomma, la combo è questa. Ora, una Corrupting Potion io non me la metto. Una Corrupting Potion io me la metto perché tanto l'ho presa. Cioè, usiamola, no?
I am dying. Aiuto! Flash. Vabbè, è Yasuo, ragazzi, ci sta. Allora, a meno che non fate queste cagate immense, questa cagata immensa, non ci morite in lane. Io, vabbè, io sono scemo. Ci può stare. Voglio rendere le cose un po' più divertenti, quindi ci sta che faccia ste cagate. Però in realtà stai rankando, eh. Tra l'altro Yasuo ha farmato da Dio, io no. Però beh, lui è Yasuo, quindi ci può stare. Questo non lo prenderò mai. E questo non lo prenderò mai. Però non dobbiamo disperare, perché lo Zilean è un campione che dopo un pochino, dopo che prende un po' di AP, letteralmente la wave se la clira con bomba doppia bomba. E quindi non dovete più preoccuparvi di wave clearare o di fare qualunque altra cosa, perché ci penseranno le bombe da soli. Tra l'altro, se... ecco, se... se avete la bomba su un bersaglio e quel bersaglio muore, la bomba esplode subito prima, anziché fargli scadere il tempo. Piccola curiosità. Allora, lui ha preso due daghe. Devo starci abbastanza lontano da Yasuo, perché comunque non è che sia questo matchup facilissimo, eh. Cioè, è pur sempre Yasuo. Lui corre veloce. Lui corre velocissimo. Ho sbagliato ancora. Perché clicco male? Vabbè, prendo due minion. Clicco male, sono scemo. Sapete che non so cosa, che build farmi, ragazzi? Sto pensando di farmi il Luden. Perché il Luden è sempre il Luden. Luden, Morello. Luden, Morello, Rabadon, tipo cose del genere. Tanto alla fine lui è un campione che deve andare quasi puramente AP. Nel senso che se va molto molto AP, a parte fare un botto di danno, ma la resurrezione degli alleati o di se stesso avrà più HP. Un attimo, ora vi faccio vedere. Allora, praticamente ora il campione risorge con 6600 più 70 di HP, no? Ovviamente più questo bonus sale, 70 vuol dire che prende 2 per, il doppio del mio AP. Il doppio del mio AP si converte in vita. Se io ho 500 di AP, sta a vedere che se ulto un tank, letteralmente lui torna in vita con tutta la vita. Che brutto dire torna in vita con tutta la vita. Però non lo sto molto poccando. Vabbè, ora l'ho preso. Non lo sto molto poccando, ragazzi, perché onestamente non so... No! Non lo sapevo! Onestamente non è che serve a tantissimo. Zilean ha dei matchup sempre, quasi sempre favorevoli, proprio perché lui non ha bisogno di... Proprio perché lui non ha bisogno di rischiare, letteralmente. Ora qualche minuto me lo perdo, ma ci sta. Lui non ha bisogno di rischiare, ragazzi. Non ne ha veramente bisogno, perché è un champion da scaling, da iper scaling, che fa anche danno all'inizio, per carità, eh. Però non abbiamo bisogno di andare troppo avanti. Certo, devo farmare meglio, quello sì. Come vedete, con la E è abbastanza difficile che lui ci colpisca, eh. Vabbè, Yasuo è bravo, ragazzi. Ho dovuto farlo, perché se non l'avessi fatto, mi avrebbe ultato. E se mi ultava, morivo, quindi. Andiamo via. Questa crisi era da sola. Let's go. Allora, se io non usavo la R, lui mi avrebbe noccappato. Lui mi avrebbe noccappato e ucciso. Quindi sono stato veramente, veramente costretto a fare sta cosa. Facciamo così. Le scarpe purtroppo non posso prendere, ma ci prendiamo una pink. Che male non fa. Ah, giusto. Come se non bastasse, quando potete usate pure l'esperienza accumulata per darla agli alleati, che male non fa, insomma. Male non fa. Yasuo sta farmando bene, lui sta giocando meglio di me, nel senso che Zilean è facile, ragazzi, però dovete comunque avere una concezione di come farmare, come mettere le bombe. È facile ma non da ritardato, insomma. Cioè, qualcosa comunque dovete farla. Non è che non fate un cazzo, capito? Qualcosa dovete farla. Ora, io appena metterò il Luden, i miei premi di mana scompariranno quasi del tutto. Quasi del tutto, non del tutto, però quasi del tutto. Ok. Il TP, tra l'altro, lo posso usare anche tranquillamente per andare in botlane, nel caso... Cioè, i miei sono pushati al momento. Quindi forse non lo usiamo. Però vedete quanto vantaggio. Cioè, lei è al 6 e lui è al 5. Loro sono al 5, io perché gli ho dato esperienza in base. Che loro stanno al 5. Non esplode lui, però esplode l'altro. Stiamo portiamoci lontani. Esatto. Non dovrebbe raggiungerli. Vabbè.
Wow. Mi ha letteralmente... Wow, non pensavo... Cioè, sapevo che... Lui sapeva che non avevo l'R. Ma cazzo, mi ha tirato dritto in torre. Oh, è bravo sto Yasuo. Bravo lui. Bravo lui. Non pensavo mi tirasse così dritto. Devo dire la verità. Non pensavo assolutamente mi tirasse così dritto. Ma questo è un intinsion? Sì, è un intinsion questo tizio. Questo tizio è un intinsion. Vi potrebbe tranquillamente gankare mid, perché è abbastanza facile da gankare Yasuo. Soprattutto uno Yasuo che pusha così tanto. Ecco, lui forse è l'unico rotto in culo, cioè l'unico che ci dà un po' fastidio. Io non posso andarci, ma secondo me Kay non fa nulla qua. LOL. Che cazzo è successo? Shen? Oh no, per vedere non... No. Per vedere... XD. Ma no, siete morti tutti. Arrivo! Anche se penso che Brand se ne stia andando, però io vengo lo stesso. Penso che ce la faccia da solo, eh. Però... LEL! Volevo la kill. Need kill. Amico, ho bisogno della kill, cazzo. Se non la prendo faccio cagare poi. Però sono scemo, mi ero dimenticato dell'attacco di Zilean. È tipo iper lento. Letteralmente iper lento. I need a hand qua. Qua ho bisogno di una piccola manina, se me la puoi dare. Se me la puoi dare ho bisogno di una piccola manina, anche se... Probabilmente, raga, non è bravo sto Yasuo, anche sicuramente guardato. Ok, niente, mi limiterò a farmare. Minchia, 95 di farm, porco due. Sto tizio ce l'ha abbastanza facile con me, perché io non sono bene capace di usare Zilean. Perché lì doveva andare anche di qua? Ecco, vedi? Un altro errore. Vabbè, ora ho la R. Ora... No, non su di lui! Dovevo andare sui minion! Vabbè, me li clear, eh? No. Sì, certo! Certo! Come cazzo hai fatto a prendermi, scusami? Non ero in range. Baci? Amico, baci! Vabbè. Aspetta 30 anni, mi raccomando. Sei l'ulti? Ok, vabbè, un po' tardi, ma... Se non ci muore, eh. Vai, corri! Non dovrebbe ucciderla, ma in caso la R. Aspetta un po' tanto, vai, ma... Buono. È bravo sto Yasuo. L'è bravo sto Yasuo. Ha aspettato un po' tanto, ma è bravo. Cioè, non saremmo mai morti, perché io avevo ancora la R ed ero pronto a usarla. Però... Andiamo back. Prendiamoci questo. Tippiamo mid lane. Tippiamo qua. Buttiamo il bombone subito qua. Opla. E lo failo perché sono stronzo. Beh, ma questa è logica ormai. Ormai lo sapete raga che io failo un cannone al minuto, no? Però potrei anche gankare. Però se failo la doppia bomba, no. A parte che è guardatissimo. È wardatissimo, giustamente, perché... Dove non lo so, però... Guarda, se io scendo di nuovo... Guarda, loro se ne vanno un'altra volta. Non se ne vanno? E il mio lavoro l'ho fatto. Perfetto, qua c'è una pink da togliere. Toglietela, ragazzi. Io devo andare in midlane, perché altrimenti... Yasuo fa la festa lì. Domanda, Yasuo può essere qua? Non è qua. Yasuo è botlane. Nel caso ho il TP. No, non ho più il TP. Vabbè, loro dovrebbero andarsene. Non so perché è rimasta. Arrivo. Non so perché sono rimasti, onestamente. No sense. Rimani vicino? Grazie. Non so perché è rimasta la mia botlane. Cioè, dovevano andarsene. Ok, va bene così. Ovviamente si maxa la E. Maxare la W in teoria non serve a un cazzo. Non riduce nemmeno, cioè riduce di poco il cooldown, ma... Cioè non lo so, forse serve maxare la W. Non credo perché maxando la E
Noi velocizziamo noi o gli alleati di tantissimo e rallentiamo i nemici di tantissimo. Io devo avere una maledizione comunque con i cannoni comunque. Sono consapevole di avere una maledizione con i cannoni. Una fottuta maledizione. Ma Victor è la top lane? Cioè Victor top sta vincendo contro Intinxion? Ma sul serio? Sei serio? Ma sei really serio? Tra l'altro la torre comunque... Oh, preso, cioè più o meno lo sto prendendo. Questa ce la fanto. Io però perlomeno c'ho il blu. Ok, adesso posso tranquillamente farmare nel modo più safe possibile. Naturalmente facendo solamente così. Da lontanissimo. Lui non può fare un cazzo. E io posso farmare nel modo più safe possibile. Non ho nemmeno ancora il Luden, ma ormai è arrivati a un 130 di AP con la Q comunque al massimo. Se può fare. Ciao bello. Ciao bello. Beh, ovviamente quello non lo posso prendere. Ci ho provato, volevo impedirgli di prendere sto campo. No, bravo. Bravino l'amico. Ok, questo non lo prendo, ma va bene così. Abbiamo la R al 2. Ora, usiamo una Corrupting perché non vorrei che... Buono, una Kusuya dovrebbe far male. Ora inizio a far male parecchio. Ok. Morto, non sono morto. Cioè, va, va, full vita. Full vita. Se io fossi stato più bravo e non un coglione, avrei rallentato lui, così prendeva l'aggro della torre e moriva. Ma io sono scemo. Non sono un bravo giocatore di Zilla, ragazzi. Diciamo che un po' lo odio, essendo comunque un counter del mio main champion. Un enorme counter, direi. Però, non, cioè, è free elo sto campione, ragazzi. È free elo perché... È free elo sto champion, ve lo posso assicurare. Vi posso assicurare che è free elo. Cioè, qua mi sono messo una kill con... con Kane dentro a V. Sporcaccione. È veramente fiero, soprattutto in teamfight. In teamfight è troppo forte. Io sapete cosa dico? Cosa vi dico? Che le Twin Shadow me le faccio perché sono Zina, sono un buonissimo item. Nonostante io non abbia il Glacial Augment, che fa partire i raggi, sapete? Che rallentano. Ma rallentando quelle due persone dalle Twin Shadow, dovrei riuscire molto bene a fare il mio lavoro. Ovvero a rallentare talmente... Madonna, 900 danni. A rallentare talmente tanto che nessuno potrà muoversi. Poi rallento anche con la mia E ed è uno stun assicurato. È uno stun assicurato se rallento anche con la E. Vorrei farvelo vedere, ma... Beh, Zreal c'ha l'escape. Ci proviamo. No, non ci posso provare. Purtroppo Zreal con l'escape non lo pigli più. La mia R tra l'altro ha un cooldown di 54 secondi. Non per nulla broken. Sì, ok che sono al 40% CD e ci sta. But sono ancora a livello 2. Ho ancora la ulti a livello 2. Non ce l'ho a livello 3. No, io vorrei farvi vedere questa cosa. Io vorrei farvi notare questa cosa. E guarda la bomba. Boom! 400 danni. Con una bomba in testa. Becca di questo. 321. Più aerei, altri danni. Boom, becca di quest'altra. Ah, volevo prendere... almost. Ora faccio tanto di quel male, raga. Vai, corri, corri. Ah, vabbè, brava. Wow, fate tutto. Scappa, scappa, scappa. Comunque vedete quanto... Vedete quanto cazzo è facile. Nel senso, c'è V lì doveva morire. Lì V doveva morire perché aveva sbagliato quell'engage. Però arrivo io con la mia R e non muore più. Ok. Va, 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 non mi prendono.
Non mi possono prendere, sono una macchinina. Una Formula 1. Macchina da corsa. Intanto Intin Sion sta facendo giustamente il suo dovere, ma... What the... Ovviamente Intin Sion, cioè cosa che devo fare? Deve fare quello, no? Lol. Ogni tanto sbaglio, metto la bomba sulle persone. Scappa. Qua l'ho fatta scappare perché non avevo la R e non avevo molte possibilità di killarlo. No back. 141 minion. Ne ho pochi, ne ho pochi. Però comunque sia, ho farmato abbastanza bene nonostante tutto. Cioè, non è vero, non ho farmato bene. Ma nel male non ho farmato malissimo. Devo usarlo sto champion, ragazzi. Era 8. Non abbiamo ancora fatto un team fight. Cioè, vorrei far vedere in un team fight, nonostante noi siamo molto forti. In un team fight, letteralmente, con una combo buona. Voi pensate a un Rengar che entra dentro i nemici e poi non può più scappare. Ne ha shotta uno, non può scappare. Io gli butto la R e lui rimane lì a far danno. È bravo sto Victor, comunque. Ok. Devo vedere. No, scusami. Perdonami, ma ho fatto un po' di confusione. Ho fatto un pelo di confusione. Un po' un pelino di confusione, raga. Un pelino di confusione. Non l'ho usato la R. Non pensavo morisse così tanto in fretta. Devo essere sincero. Non pensavo morisse così tanto in fretta. Pensavo di avere ancora un po' più di tempo. Cioè, non dovete aspettare fino all'ultimo per restare un compagno, eh. Cioè, per tirargli la R. Potete farlo anche quando è a metà vita. Però io aspetto sempre all'ultimo e sbaglio. Ah, peccato, potevo andarci. Vabbè, qua abbiamo preso la torre. Tutta la vita. Do la velocità di movimento a Shell perché potrebbe ingaggiare, non per altro. Ma se io vado a prendermi il blu, ce la posso fare, secondo voi? Senza farmi spottare da questa ward, magari. Yasuo viene. Ci metto un po', però. Ci metto un po' tanto. Ok, l'ho preso. A posto. Andiamoci questo, che male non fa. Ho 1300, non posso finirmi l'oggetto. Quanto mi serve per finire l'oggetto? L'oggetto. Cosa devo fare? Questo, Twin Shadow. 1900, quindi mi mancano ancora circa 500 gold, va bene. Ma Kane è qua? Lol, era qua. Oddio, ho buggato! Kane era qua. Diamo una nuova esperienza a Xayah. Venghi, venghi. Venghi, venghi. Perfetto. È arrivata anche una ulti di Trialde, così a caso. I'm coming. Tanto non puoi fare nulla. Comunque sto giocando da support al momento, nel senso, continuo a dare velocità di movimento agli altri. Intin Sion fa quello che deve, ragazzi. E Intin Sion. L'avete visto come funziona, no? Solo che anche lui ha dei compagni idioti. Perché mentre lui è qua che tenta di prendere la torre, loro non fanno niente, anzi ci facciamo il baron noi. Non serve che la togli, onestamente. Qua il baron, che sarà un team fight, noi vinceremo tutta la vita. A parte che sono uno in meno loro, prima di tutto. Loro sono uno in meno, abbiamo la mia R, quindi letteralmente non moriremo mai. A parte che manco ci provano, Manco ci hanno provato. Mi sa che vendo le corrupt, intanto non mi servono più a molto. Andiamo, Team Shadow, ok. E ora sono belli grossi, ragazzi. Abbiamo anche 8 stack di Dark Seal. Il blu vado a riprendermelo. Di danno, guardate quanto faccio. Una singola bomba fa 300 più 257. Gli scaling di Zillan sono ridicoli. Cioè, voi pensate, 257, io ho 286 di AP
E questo prendo 2,57. Sono, se non sbaglio, lo 0,8% di scaling di AP. Cioè, è allucinante. Forse anche 0,9. Ora non sono ferratissimo in matematica. Lo one shot il blu. Lo one shot. Metto in shot, non ancora usare, non serve a nulla. Mi sa che quello sta morendo da Victor. Mica, Victor è gigante, che ha 10-1. E che è? Victor col Gauntlet poi. E nope. Stunnato. Visto? Easy. Cioè, voi pensate quanto cazzo è forte, ragazzi. Solamente con il Twin Shadow. Potevo usare anche la E addosso. Lui non si muoveva più. Mi sarebbe più mosso. Ve lo vorrei far vedere, ma... Diamo il livello a Xayah. Darò sempre il livello alla di carry, ovviamente. Cioè, rendetevi conto che il nostro di carry è 3 livelli sopra loro. Cioè, una roba allucinante. Vabbè, quello fugge. Sì, è un fugge, ma a noi non interessa. Cioè, anche senza i minion. A parte che ce l'abbiamo i minion. A parte che i minion ce l'abbiamo lo stesso. Ah, non ce l'abbiamo più. Ups. Non avere i minion è un po' noto di quello. Però arriverà. Ho sbagliato. Aspetta che... Vai, vai se si è lanciata troppo dritta. Vai se si è lanciata troppo dritta, raga. Troppo, troppo. Veramente troppo dritta si è lanciata. Non potevo andare a arrestarla. Non potevo proprio andarci. Vedi, un'altra pink qua. Non potevo proprio andare. Ok, andiamo via. Ci mettiamo... Boh, altro AP. Ora non è che abbia molte cose da farmi, eh. Cioè, dovrei in teoria fare... un morello, che un morello è sempre buono. Soprattutto perché mi dà penetrazione magica. E costa relativamente poco per quello che dà. Corri! Corriamo! Non corri più. Ma Yasuo non è ancora mo... No! C'ero quasi! Guarda, ma che roba! Rallentato di 30 anni, raga. Rallentato di 30 anni. Vedi addosso, stunnalo, stunnalo. Ah, peccato. Non muore. Vabbè, ho rischiato. Ok, mi ha ucciso. Non ho più la R, purtroppo. Ah, sorry. Amico, eravamo in una strettoia, purtroppo. Eravamo purtroppo in una strettoia. Oh! Minchia, guarda Sion. Guarda Sion. Tira dritto Sion. Vabbè, Sion, raga. Lui tira dritto. È normale. Ti stai fermo un attimo. Ok. Dobbiamo chiuderlo sto game, altrimenti Sion continua a fare quello che va. Se non finiamo Sion continua. Ma io quasi quasi. Forse è un TP di merda. TP di merda. C'era che indietro. Ho voluto rischiare. Ho voluto rischiare forse un po' troppo. Vabbè. Ho voluto rischiare decisamente un po' troppo. Comunque se ci gruppiamo vinciamo. Tiriamo dritto mid. Cioè tiriamo dritto mid, vinciamo per forza. Per forza di cose. Vediamo se c'è qualcuno nella giungla. Dov'è? Ah, è lì. Lascialo a me, please. LOL! 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 Che figata! Che figata! Ragazzi, io andrò lì, ma non possiamo fermarlo, eh? Non... It's pointless following him. Non ha senso followarlo. Cioè, tiriamo dritto mid, boh. Tiriamo dritto mid e finiamo prima di lui. Go straight mid, we end, raga. Un pelo di intelligenza, non seguitelo.
Come Singed? Non si può seguire. Vabbè, non lo capisco. Sta a vedere che vincono con intensio. Devi far fuori il coso, amico. Tra l'altro è un'intenzione pacco, perché lui doveva morire e prendere un altro pezzo di torre. Però vabbè. Andiamo back. Che ci prendiamo... No, non facciamo un cazzo, stiamo vicino a Xayah. We have two team fight. Dobbiamo fare un team fight. Se facciamo un team fight vinciamo tutta la vita. E siamo molto più forti di loro. Siamo molto più forti loro, di gran lunga. Non vedo Xayah. Qua devo ultarmi perché se no muoio. Scappo come uno zingaro per forza. Devo stare attento, raga. Devo stare attento perché io ci morirò male, però. Raga, ma fate qualcosa. Com'è morta Xayah? Come cazzo hanno fatto a morire tu? Ah, non c'era Victor. Perché non c'era Victor? Perché stava clinando. Vabbè, ci sta. Purtroppo ero fuori posizione io. Cioè, stando qua ero tipo iper fuori posizione. Uno Zillion deve stare sempre, sempre dietro al carry. O comunque a mid. Io ero veramente troppo fuori posizione qua. Troppo, troppo. Ho sbagliato. Pensavo di flancarli con la doppia bomba. Allora hanno un sacco di mobilità. L'unico che non ha mobilità è Brand. Ho il TP tra poco. Shen è morto con l'ultimo, mi sa. Mi sa che Shen è morto con l'ultimo. Allora loro faranno il Baron perché Sion giustamente sta tirando dritto. Ma che non se ne frega un cazzo a lui. Che bello che è. A lui non frega proprio un cazzo. Stunniamolo. Wow. Wow, Victor. E che cazzo sei? E che cazzo sei? Comunque, quello che vorrei farvi capire a loro è che se facciamo un teamfight vinciamo tutta la vita. E vorrei farlo vedere pure a voi. Sì, ho fatto un teamfight prima, ma lì ho sbagliato. Dovevo stare dietro. Ero in una strettoia abbastanza brutta. Ma sei serio? Ah, ok, mica siete resettavi. Porca puttana, siete resettavi. Incazzava bestia. Boom! Voglio fare il Baron, io ho il TP. Ho il TP, ragazzi. L'ho preso apposta. Non per splittare, non è che Zillion split sia molto forte, però... Andiamo back, ci vediamo il Morello e vengo... Ah, ma non potete? Ah, ce la fate. Isso, ce la fate. Morello e un'altra cosa. Cioè, Morello è molto buono contro Kane, tra parentesi. È iper buono contro Kane il Morello. Devo prendere l'abitudine di o speedare Xayah o rallentare chi gli va addosso. Così rallentando riesco a farlo. A stunnarlo quasi, quasi certamente. È che vorrei stunnare più persone in fight, anche se non è facile. Non è per nulla facile stunare più persone in fight. Ah, ho sbagliato. Devo andarli addosso. Va bene. Tanto io, ripeto, ho il TP, quindi posso tranquillamente assistere Victor. E nel caso andare da un'altra parte. Non abbiamo una singola ward però, quello è brutto. Non abbiamo una singola ward. E questa è un po' una merda. Madonna, ma Victor è enorme, raga. Sono a livello 18. È morta Xayah. Ma se Xayah muore così... Non capisco perché ci splittiamo sempre, onestamente. Vai da una parte...
lui dall'altra. Oh no. Ok. Ovviamente aveva il flash, ma qua ci potevo fare poco. Stunnato. Stunnato un paio di cazzi però. Stunnato. Andiamo via. Ammazzare non lo ammazzo, Kane è veramente grosso. L'unico vivo. Andiamo via. Non so perché ci continuiamo a splittare, raga. Sono sincero, non lo so. Io sono andato con Victor, perché dopo c'ho il TP. Al massimo vengono loro da noi e andiamo dall'altra parte, però. Maybe I failed. Non so che farmi. Non ho altro da farmi, letteralmente. Cioè, potrei prendere un'altra Blasting Wound. Ormai il Rabadon non lo chiedo più. Troppo tardi. Cioè, con un ultimo push noi vinciamo. Notare che comunque sono a livello 18. Come cazzo faccio a essere a livello 18? Probabilmente con la mia passiva. 2091 di esperienza. Quanto serve per fare... non lo dice. Unlucky. Quel drago è pressoché inutile. Dovremmo andare top lane, amici. Non hai più il TP. Cioè, non hai più... E lui è morto, io sono vivo. Perfetto. Non avendo più il flash. Guardatela, guardate il cooldown, raga. Che cosa stupida. Che cosa stupida. Stupidissima. Stupidissima. Troppo stupida. Il fatto che io abbia 18 secondi di cooldown è veramente la cosa più stupida del mondo. 36 secondi di cooldown alla R. Wow. Wow. Dai, lo vinciamo sto game. Lo vinciamo finalmente sto game. Ho ancora di nuovo la R. Ora lo vinciamo, fanculo. Ora lo vinciamo 100%. Dai, tiriamo la R su di lei, giusto per, tanto ormai è finita. GG. Non l'ho giocata perfettamente, però nonostante io non l'abbia giocata perfettamente con un campione che non mi piace e che non so usare perché non conosco bene i danni, non conosco bene il clear dei campi, ho fatto abbastanza bene. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo oggi alle 4:30 in streaming. E niente, un abbraccio a tutti, ciao!